Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale. In questo video voglio farvi vedere una guerra in cui siamo riusciti a fare un perfect. Non è la prima volta che ci riesce, mi sembra ai tempi altre 2-3 volte ce l'abbiamo fatto a fare un perfect a un altro clan. Ma questo clan, ragazzi, era di livello 8. Un buon clan secondo me. Ora andremo a vedere, vi farò vedere il loro nome, le loro battaglie vinte e così via. Prima di iniziare voglio salutare Domenico di Raschia, Franci di Riverplate, IM Strong di Dragone e Gabbro di Brutalville. Grazie ragazzi del supporto. Eccoci qua nel mio villaggio, mi sta finendo pure lo scudo, me ne sono accorto ora, magari dopo andrò in difesa. Ho le truppe del clan, che truppe ho? 6 giganti, che cazzo m'ha donato i giganti? Vabbè, finita la guerra da pochissimo, ecco qua il resoconto, 45 a 32. Era una guerra 15 contro 15, quindi appunto abbiamo tristellato tutti quanti e mi sembra abbiamo un 100% totale di distruzione. Come bottino, raga, 979.000 e 4.200 di nero, è tantissimo. Visualizziamo la mappa e nessuno dei loro di H9 è stato in grado di tristellarci. A me un 68%, 66, 62, 90. 8 a biscotto, cazzo, un bel attacco penso, e un 45% a capo. Perfetto, quindi siamo andati molto bene in difesa, mentre ragazzi vi faccio vedere il nostro risultato. Tutti 3 stelle, sia i 4 di H9, perché avevano un DH9 in meno di noi, ma non è stato, anzi grazie a Dio ci è capitato almeno una guerra in cui fossimo in vantaggio, perché ultimamente tutte in svantaggio, tantissime madonne. Quindi erano 4 di H9, il resto tutti TH8 e TH7. Una guerra in cui eravamo in vantaggio, come vi dicevo, però ragazzi, clan di livello 8 con 118 guerre vinte, non abbiamo 103 ora con questa che abbiamo appena vinto. Il primo loro addirittura aveva 709 stelle, infatti mi aspettavo qualcosa di meglio, però è riuscito a fare solamente 2 stelle a me e a Tuk. Allora, che cosa vi voglio far vedere? Vi voglio far vedere 3 attacchi più belli di questa guerra. Considerate, ora vi faccio vedere tutti i nomi di quelli che hanno tristellato e poi ovviamente ne andremo a scegliere 3 da farvi vedere. Io ho tristellato automaticamente il numero 1 e il numero 2, però ragazzi considerate che il numero 2 era stato quasi tristellato da Duke, era arrivato a fare un 98%, infatti mi è dispiaciuto molto pure a me, perché quando si faila ragazzi si rosica a bestia. Il 3 è stato attaccato da Cesare, un altro fantastico 100%, il 4 da biscotto 100%, il 5 da capo ma era un TH8, 6 da biscotto, 7 da bomber 10, 8 da Tom, 9 da Frenchy, 6 da strategico, sì il 6, io sono 6 con strategico, il 10 con strategico, l'11 Lifippo, 12 Vegas, 13 Vegas, 14 Rizza e 15 Gaspare. Grandissimi tutti attacchi strepitosi, io considerate ne ho tristellati ben 1, 2, 3 e 4, quindi 4 villaggi sono stati tristellati a me con i miei 3 account in guerra. Inizierei ragazzi facendovi vedere una GOG da parte di Bomber 10, quindi un attacco TH8 contro TH8 fatta davvero bene secondo me. Era un villaggio tra virgolette quasi anti 3 stelle, se non sì, abbastanza anti 3 stelle, perché aveva molte possibilità di doppie bombe giganti. Andiamo subito con il replay così il video non dura tantissimo. Come vedete ho utilizzato un golem di livello 1, 24 domatori, 10 maghi, 4 spaccamuro e 2 goblin ovviamente per velocizzare. Come pozioni, 2 cura e 1 furia. Mi sembra è partito dal basso a sinistra, mi sembra, non vorrei dire una stupidaggine, non vedo cosa abbia... Ah no, dal lato destro, mi sono sbagliato completamente con attacco. Comunque, distrugge il muro, entra con il golem, posizione maghi per far fuori ovviamente il castello del clan e più difese possibili. Pozione della furia messa benissimo per distruggere tutto più velocemente. Va giù il drago proprio ora con i colpi dei maghetti e manda 2 streghe nel castello del clan che sono state devastanti. Ecco, infatti raga, partiva dal basso con i domatori. Comincia al basso appunto con i domatori, sia dalla parte dello stregone e del mortaio, sia dalla parte del cannone e stregone in alto. Supporta con 2 pozioni della cura e ragazzi praticamente ha distrutto tutto il villaggio, perché rimangono ovviamente le 2 difese aeree, le torri dell'arciere e la Tesla, ma le difese più importanti sono andate giù. Si era risparmiato alcuni domatori dall'alto per velocizzare appunto il clean up delle difese, rimangono tantissimi domatori e solamente un volano. Bellissimo attacco secondo me, una GOG TH8 fatta perfetta, e anche perché è riuscito a distruggere, a disinnescare le 2 bombe giganti a destra con la GOG, e quindi è stato fondamentale
poi andare a mettere i domatori dalla parte opposta. Rimangono i depositi, velocizziamo il clean up, tanto non è che ci importi più di tanto. Ci sono tantissimi domatori, è rimasta una capanna dal basso che secondo me avrebbe dovuto distruggere prima. Scoppia una bomba e li ha indeboliti, neanche me ne ero accorto, però distrugge la capanna del muratore e via. 3 stelle, attacco fantastico, mi piace davvero tanto la Kog, però è abbastanza difficile farla. Il secondo attacco che voglio farvi vedere, ragazzi, è l'attacco che ha fatto Biscotto al numero 4. Come vedete, ragazzi, è un villaggio pessimo, non nella disposizione ma anche nella disposizione secondo me, perché oramai questo villaggio si distella in tutti i modi, l'ho distellato pure io dopo con una Kog, ma Biscotto ha attaccato con una tecnica un po' particolare. Come vedete le difese sono bassissime, gli eroi sono bassissimi, quindi probabilmente anche con una semplice Kog Whip si distruggeva questo villaggio, non c'erano i danni alti delle difese avversarie. Quindi ragazzi, andiamo subito con il replay e guardate che esercito ha utilizzato Biscotto. Praticamente ha i due reali con l'aiuto di due golem, mi sembra uno a livello 4 e uno a livello 5 nel castello, 20 domatori di livello 5, 4 curatori, 6 maghi e 2 mongolfiere. Parte dal lato alto a destra con la regina, diciamo supportata dai suoi 4 curatori. La regina è una sorta di Queen Walk Gog, questo attacco dovrebbe essere. Comincia a fare tutto quel lato e al lato sinistro i maghetti. In basso la difesa aerea comincia a sparare e in questo momento butta una pozione del veleno per distruggere la regina avversaria e parte con i golem dal basso. Sì, il golem di livello 5, eccolo qua, proprio sotto. Posiziona alcuni maghetti per pulire gli edifici più esterni. Ancora la regina resiste dai colpi, le curatrici resistono ai colpi della difesa aerea a livello 6, esce il castello del clan, pozione del veleno e manda il re barbaro e le due mongolfiere sul cannone a sinistra, dato che il cannone non può attaccare in alto nelle truppe aeree. Velocizza con una pozione della furia per far fuori tutto velocissimo e poi mi sembra parte con i domatori, lato basso a sinistra, che li supporterà ovviamente con le due cure che gli sono rimaste. La regina ancora piena di vita ma sta lì ad attaccare un muro così senza far niente. Manda gli ultimi domatori dall'alto per distruggere difese aeree a Torre dello Stregone. Rimangono le 4 Tesla, ma ha una pozione della cura. La pozione della cura l'ha messa abbastanza bene, secondo me, li prende tutti quanti, distruggerà le 4 Tesla e andrà a fare il 100%. Grandissimi domatori, raga, ve lo dico sempre, sono la truppa più forte di questo gioco, secondo me sono fondamentali in tutti gli attacchi, forse un po' meno nei DH10 perché con l'inferno, che fanno tantissimo danno, diventa difficile andare a fare bellissimi attacchi, però con i mastini si può risolvere questa situazione, perché anche con i mastini si fanno attacchi buonissimi a TH10. Distrugge gli ultimi edifici, ma anche la capanna del muratore e ovviamente saranno 3 stelle. Non sono morti nessuno dei due reali, grande attacco, ma questo villaggio, ragazzi, tra virgolette, era davvero pietoso. Era, mi sembra, appena maxato, ma neanche, perché aveva alcune difese da TH5. Sì, TH5, da TH8, ma che dico? Prossimo attacco, prima vi faccio vedere. Però vi faccio vedere solo la disposizione, che era la stessa di Biscotto, solo che ha tutto maxato, tranne per gli eroi che sono abbastanza bassi. L'ho attaccato semplicemente con una Kog, è venuta molto bene e ovviamente gli ho fatto 3 stelle, però non ve la faccio vedere perché sennò il video diventa troppo lungo. Questo villaggio è il villaggio che ho tristellato, ragazzi, senza l'abilità della regina e senza una pozione della cura. Quindi con solo 3 pozioni vi ho fatto 100%, ma come vedete è una disposizione troppo facile da tristellare. È completamente stretta, si vedono benissimo dove possano essere le doppie bombe giganti e l'ho appunto tristellato in maniera easy. Andiamo con il replay subito, ragazzi. Attacco dal basso mettendo
un golem a sinistra per prendere l'agro, un golem a destra per appunto andare sulla torre dell'arciere. Una volta puliti gli edifici più esterni, e mi sono portato anche una strega, perché ragazzi la strega secondo me è utilissima, cioè i scheletrini sono troppo utili. Mando una pozione del salto proprio centrale per entrare all'interno anche dell'ultimo scompartimento di mura. Mando Re Barbaro di livello 30 e Regina di livello 30. Esce il castello del clan, quindi posizionerò tra pochissimo la pozione del veleno, mentre parto subito da sinistra con i miei domatori Surgical. Come vedete il castello è uscito, i maghetti e la regina lo faranno fuori immediatamente, mentre i domatori stanno andando sull'arco X. Subito pozione della cura centrale per prendere anche le truppe a destra, e continuo il Surgical dall'alto. Dato che ci sono troppe difese anche troppo larghe, quindi non possono neanche fare il doppio target sui domatori, i domatori avanzano in maniera proprio facile. Ne mando altri sulla torre dello stregone, sul cannone, ultima cura centrale perché lì c'era una bomba gigante. E ragazzi, non ci rimane altro che vedere le tre stelle. Rimane un arco X, ma fa pochi danni ai nostri domatori, una torre dell'arciere, un mortaio e una torre, una difesa aerea. Distrutta la torre dell'arciere 100%, senza una cura e senza l'abilità della regina. Attacco fatto benissimo, secondo me. Cosa ne pensate voi? Scrivetemelo nei commenti. Rispondo a tutti quanti, ragazzi, manda avanti il replay, perché tanto non ci rimane altro che vedere il clean up. Ci sono tantissimi maghi anche per pulire, non ho utilizzato l'abilità della regina perché tanto c'era tantissimo tempo a disposizione. Deposito di Elisir giù 100%, grande Grax, altre 3 stelle in war. Ultimo attacco, ragazzi, per sdrammatizzare vi faccio vedere l'attacco di Gaspare, perché me l'ha chiesto in chat di farlo vedere in un video. Ve lo faccio vedere. Il villaggio che ha attaccato è questo qua. Cioè, guardate che cazzo di villaggio, un TH5, mi sembra anche maxato il TH5, no? Però l'ha attaccato con un King Walk, se si chiama così, non lo so. Andiamo subito con il replay, guardate che truppe ha. Ha fatto una Surgical di domatori di livello 1 con il Re Barbaro di livello 5 supportato da 6 curatori. E guardate che attacco, ci ha messo 2 minuti circa. E sta nel castello, ma aveva un gigante e 2 sgherri, mi sembra lo fa fuori con i maghetti, non mi ricordo ora. Velocizzo, se lo porta verso la capanna del muratore e lo fa fuori con gli arcieri e alcuni maghetti. Sì, giù il gigante, l'avrebbe potuto anche non distruggere questo castello perché faceva abbastanza schifo. Ok, giù le truppe e comincia al basso. Re Barbaro butta giù la difesa aerea e va subito con i curatori. I curatori veramente lo rendono immortale, dato che le difese di questo villaggio sono bassissime. Manda alcuni giganti dall'alto, alcuni spaccamuro e dietro i maghetti di livello 4. Altri curatori per supportare i giganti e poi 6 maghi di livello 6, no, 5 maghi di livello 6 nel castello del clan, e fa la Surgical di Gog. Il villaggio è stato completamente devastato, ma era un TH5, raga, molto molto scarso. Utilizza pure una pozione della cura e una della furia, proprio così a caso da far vedere i big money. Andrà a distruggere la capanna del muratore e via di 3 stelle. Addirittura pure un'altra pozione della cura, proprio spreco di elisir a gogo. Ragazzi, spero che questa guerra vi sia piaciuta. Vi ho fatto vedere 4 attacchi secondo me i più carini. Altri erano, ragazzi, attacchi di TH8 con Gowipe, mi sembra un paio con Gowipe, altri con domatori. Sempre, ragazzi, fatti bene. Perfetto, ragazzi, per questo video è tutto. Come dicevo, spero che questa guerra vi sia piaciuta. Mi raccomando, lasciate tanti commenti qui sotto con i vostri pensieri, sono felicissimo di rispondere a tutti quanti. Mi raccomando, seguitemi nei miei social, dove posto tutte le miniature in anticipo, in modo da spoilerarvi i video che escono durante la settimana. Un salutone da Grax, bella ragazzi.